a cominciare dal progetto preliminare ad arrivare poi all'esecutivo, che tra l'altro non è stato neanche approvato dai comuni per ragioni normative. Io chiedo semplicemente quello: dato che non sono a libro paga di nessuno, io vivo del mio lavoro che è macchinista delle ferrovie, poi qualcuno dirà che poi magari faccio carriera all'interno delle ferrovie. Io spero di finire in pensione facendo il macchinista, perché è un lavoro che mi piace. Quindi sgombriamo il campo da questo, perché ci sono anche le forze dell'ordine, mi mettono pure sotto bravo, non c'è problema. Quindi io voglio parlare alla mia gente, democrazia, che accadrà sul territorio. Questa è l'esigenza mia e di tutti i sindaci che sono qua presenti, perché siamo sindaci che viviamo sul territorio, io sono qua con la famiglia e con qualsiasi mia attività la svolgo sul mio territorio. Quindi sono il primo a subirne eventualmente, tra virgolette, i danni se ci fossero, e quindi sono il primo a pretendere che questi eventuali danni siano evitati o annullati del tutto. Quindi lasciamo perdere tutte le altre risorse. Quindi noi abitiamo su mare. Io abito qua. Io in motosiera. Quindi sono qua per capire anch'io.